Siamo qua con Alessio Marchini nel post-gara tra Basket Scauri e Pallacanestro Lucca. Allora, coach, primo quarto si è vinti, però alla fine si è persa la gara. Sì, oggi era una partita per noi quasi proibitiva, però ho detto ai ragazzi che dovevamo giocarcela a viso aperto. Abbiamo fatto, secondo me, i primi 15 minuti buoni, chiaramente anche se Scauri ci ha superato. Poi un buon terzo quarto, siamo rimasti lì, potevamo chiudere meno 10, meno 8, invece alla fine abbiamo preso un paio di canestri che non mi sono piaciuti, perché soprattutto derivati da palloni persi in maniera sciocca e banale, e che ci hanno permesso a Scauri di fare le cose migliori, cioè quella di correre e quella di giocare dentro l'area con dei tagli, rimbalzi d'attacco, penetrazioni facili. Quindi diciamo che 25 minuti buoni, gli altri 15 da rivedere. Allora, praticamente a Scauri mancavano due lunghi che nei rimbalzi potessero prendere la palla. Forse la sua squadra non ha approfittato, oppure che cosa è mancato per poter fare sacco pieno oggi? Se Scauri ha 22 punti, voglio dire, noi ne abbiamo 6, un motivo ci sarà, voglio dire, quindi sicuramente una squadra con individualità diverse, però oggi comunque tutti quelli che sono stati chiamati in causa hanno fatto una buona partita da parte loro, Comignani soprattutto i primi due quarti, tutti gli altri, Violo nel finale, quindi niente, vittoria meritata, bravissimi. Allora, magari si era parlato comunque in settimana di una squadra, si è cambiato magari qualcosa nella società perché bisognava uscire dalla zona retrocessione. L'obiettivo riuscirete a magari a esaudirlo, come si dice? Abbiamo fatto una buona vittoria mercoledì scorso, oggi secondo me abbiamo fatto una buona partita considerando che giochiamo in casa di una delle pretendenti per salire e di conseguenza penso di sì, cioè, penso noi, chiaramente il nostro obiettivo è quello di non arrivare ultimi, di salvarsi, io sono da un mese il nuovo allenatore, penso che ci proveremo e penso che ci riusciremo, chiaramente dobbiamo, campionato è lungo e dobbiamo allenarci ancora tanto bene, continuare, non mollare e riusciremo a vincere qualche partita anche in trasferta. Prossimo turno. Viene Empoli, c'è la mia ex squadra, e non sarà una partita facile, però giochiamo fra le mura amiche e penso che se riusciamo a ripetere la prestazione che abbiamo giocato mercoledì scorso contro l'altra squadra di Empoli, quindi contro la Pallacanestro Empoli, possiamo assolutamente fare un buon risultato. Chiaramente l'avversario come oggi è un avversario estremamente impegnativo. Curiosità per Scauri, le due squadre di Empoli, quella magari che sta messa tra virgolette peggio in classifica, ha fatto lo sgambetto a Scauri, quindi comunque un occhio di riguardo. Sì, noi abbiamo vinto con quella, cioè abbiamo giocato la volta scorsa con quella con cui ha perso Rieti, ora dobbiamo giocare con l'altra, comunque sarà un impegno ancora più difficile perché l'USA Empoli ha gli stessi punti di Scauri, quindi è una squadra che lotta quantomeno per arrivare nelle primissime posizioni dei playoff. Un saluto da fare. Ma nulla, un bel pubblico. Bella partita, potevamo fare qualcosa in più e speriamo di arrivare a aprile in una posizione migliore di classifica.